10 anni da viandante attraversando il sud del mondo sintetizzati in 60 scatti, raccolti nella mostra in un vortice di polvere, ospitata nella Galleria 28 in Piazza di Pietra, nel cuore di Roma. È il viaggio della scrittrice e fotoreporter Annalisa Vandelli. Medio Oriente, Africa e America Centrale, tra quotidiane abitudini di povertà, speranze, dietro la guerra e volti che ne tracciano il dramma tra le rughe. Mondi raccontati a colori o in bianco e nero, visitando posti tanto diversi tra loro, parlando con la gente e ascoltando storie. La mostra è un percorso che è ideato da Tatiana Iani e Giuliano Lucas, che hanno selezionato 10 anni di percorsi miei intorno al mondo in via di sviluppo, intorno al mondo in guerra, intorno all'80% del pianeta. E è un percorso che comincia dalla strada, diventa acqua, diventa altre storie, diventa cammino, diventa donne, diventa infanzia. Al piano di sopra della galleria il bianco e nero e nel piano di sotto si fa colore. Quali sono le raffigurazioni, le fotografie che diciamo più le piacciono, le sue preferite? Questa è una bellissima domanda. Spesso le mie preferite non sono state quelle selezionate, proprio per questo ho chiesto a due persone di estrema fiducia di trovare le foto significative. E il preferito per me dipende dal racconto, e quindi anche dall'emotività del racconto e dall'estetica. Per esempio, alle nostre spalle c'è una delle mie foto preferite, che è questa, e che racconta di una donna che ha riportato dalla Siria le due figlie fino al Libano subito dopo che il marito è stato ucciso da un cecchino mentre cercava da mangiare per la famiglia. E io credo che una fotografia del genere, se non spiegata, possa raccontare tutto e possa essere per ciascuno un racconto personale. Per me è quel racconto perché conosco la storia che questa donna fortissima mi ha raccontato in una tenda precaria in Libano.